Ristorante Pizzeria San Carlo, nuova gestione. Ristorante di carne, pesce, pizzeria e birreria. Specialità della casa, paella alla valenciana, ad Alfonsine. Seguici sui nostri social, Ristorante Pizzeria San Carlo. 9 Alfonsine SRL, dal 1994 specialisti nel campo della riparazione, manutenzione e installazione di impianti termici, refrigerazione, idrici, sanitari e antincendio, ad uso civile e industriale, con un servizio di qualità grazie al personale altamente specializzato e sempre aggiornato sulle nuove tecnologie ed interventi celeri con servizi chiave in mano. 9 Alfonsine realizza impianti, ma si occupa anche di assistenza e manutenzione di vari tipi di impianti di riscaldamento, refrigerazioni, idraulici, solari, aria, sistemi incendio, oltre che di conduzione di impianti di condizionamento e refrigerazione idrico-scarico, sia per grandi aziende che per singoli privati. 9 è davvero la soluzione che va dal rubinetto che perde all'installazione del condizionatore, alla riparazione e manutenzione della tua caldaia e tanto altro. Chiamaci con fiducia per un preventivo gratuito. Siamo in via dell'Artigianato 8/A ad Alfonsine, telefono 0544 86 40 76. Seguici anche su Facebook. Pompe Funebri Fenati. Dal 1927 opera ad Alfonsine con professionalità, discrezione e profondo rispetto unito a servizio efficiente ed impeccabile, volto a soddisfare ogni richiesta della clientela. Ci occupiamo da subito di ogni incombenza, dall'organizzazione della cerimonia funebre e il disbrigo delle relative pratiche burocratiche alla scelta di ogni particolare per la cerimonia, sollevando in questo modo da ogni preoccupazione aggiuntiva le famiglie colpite dal lutto. La nostra esperienza a vostra disposizione 24 ore su 24 e con servizio trasporti sia in Italia che all'estero. Inoltre disponiamo anche di un settore marmi, col quale ci occupiamo direttamente anche di ristrutturazioni cimiteriali su vostra richiesta e preferenza, utilizzando i migliori prodotti sul mercato. Pompe Funebri Fenati. Fruttagel, dal 1994 società cooperativa agricola di Alfonsine, specializzata nella produzione di succhi di frutta, tè, bevande vegetali, passate polpe di pomodoro e verdure surgelate. Azienda di riferimento nel campo alimentare, trasforma la migliore frutta e verdura anche da produzione biologica conferita dai soci per offrire prodotti sani e naturali nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Fruttagel ti invita a visitare il suo punto vendita ad Alfonsine, dove potrai trovare tanti prodotti di qualità ad un prezzo conveniente. Per essere aggiornati sulle offerte del punto vendita, visita il sito www.fruttagel.it o consulta la nostra pagina Facebook. Fruttagel, scelta naturale. Conad City ad Alfonsine, via Mario Angeloni 1, telefono 0544 84 73. Aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20, domenica ore 8-12.30. Vi aspettiamo. Conad. Persone oltre le cose. Sangue e plasma sono una indispensabile fonte di vita. Avis Comunale di Alfonsine ti aspetta per le tue donazioni la seconda domenica e il quarto venerdì di ogni mese. Non puoi donare sangue? Anche il tuo 5 per 1000 per noi è un dono importante. Avis Alfonsine, aiutaci ad aiutare. Da qualche anno abbiamo questo evento che con grande piacere riproponiamo, riusciamo a farlo sempre perché Alfonsine, l'amministrazione comunale, è sempre accompagnata e appoggiata e da tanti sponsor e da tante associazioni che fanno una parte sempre lodevolissima e che consente alla nostra comunità di essere particolarmente viva. Io l'apprezzo da amministratore, lo apprezzo particolarmente perché tanti progetti riusciamo a fare in questo periodo dell'anno anche grazie a questo tipo di collaborazioni. C'è una magia del Natale un po' particolare in più qui ad Alfonsine, vogliamo dirlo, perché la pista di pattinaggio è prettamente dedicata ai più giovani, che così possono rimanere ad Alfonsine e divertirsi qui per il loro Natale. Certo, è un tema di animazione del territorio che ci teniamo a portare avanti, che ha avuto un buon riscontro negli scorsi anni e quindi auspichiamo possa averlo anche
nel 2023, in queste feste 2023-2024. Dato il numero di ragazzi già presenti quest'oggi, gli auspici sono, direi, molto promettenti. Beh, era molto attesa. Sindaco, oggi diciamo che c'è anche la festa del volontariato, poi nei prossimi giorni fino alla Befana ci saranno varie situazioni che si alterneranno proprio qui in centro, in piazza d'Alfonsine. Sì, abbiamo la possibilità di avere un'offerta particolarmente eterogenea, sempre grazie alle tante componenti che vi collaborano, non solo ad Alfonsine ma anche nei territori del nostro Forese, per cui siamo particolarmente contenti di riuscirvi proprio perché c'è stato un coinvolgimento di tutte le nostre associazioni locali, oltre che dell'amministrazione stessa. Vogliamo fare gli auguri di buone feste a tutta la cittadinanza, ma non solo, coloro che le stanno guardando, poi proprio da qui, da una zona che insomma ha subito il tornado e siete stati in parte anche voi alluvionati, insomma un bel saluto dalla Bassa Romagna. Credo che sia quanto mai opportuno, perché dopo tanti momenti difficili vissuti quest'anno, un momento di festa credo sia quanto mai necessario, per cui auguro a tutti i nostri cittadini, ma non solo, a tutto il territorio della Bassa Romagna, buone feste e che sia un 2024 più sereno di quanto lo è stato l'anno 2023. Tantissimi saranno i giovani che potranno avere l'occasione, Luca, di venire qui. Quali saranno le parole con cui saluterai quest'oggi l'accensione e l'apertura della pista? Beh, indubbiamente serve tanta leggerezza e quindi che sia un periodo meraviglioso per tutti e soprattutto di spensieratezza per tutti questi giovani che arriveranno nei prossimi giorni qui in piazza a pattinare, e quindi è questo l'augurio, e le parole che utilizzerò oggi saranno proprio queste, quelle di affrontarci a vivere un periodo di serenità che ci serve tanto. E allora diciamo che diamo il via alla pista e diamo il via anche all'accensione delle luci. Assolutamente, pochi minuti, professionisti entrano in pista e poi interruttore e si illuminerà il paese. E buone feste. Grazie, grazie mille. Una splendida giornata soleggiata, abbiamo il piacere di inaugurare quest'oggi la pista di pattinaggio che torna dopo diversi anni anche quest'anno ad Alfonsine, e per l'inaugurazione abbiamo anche in questo caso il piacere di avere 6 pattinatori anche internazionali che si esibiranno proprio per auspicio, buon auspicio per l'inaugurazione di questa pista. La pista sarà utilizzabile tutti i giorni fino al 7 di gennaio e tutti i bambini e adulti potranno godersi la pista e potranno usufruirne per circa un mese. Quest'oggi sulla piazza, oltre all'inaugurazione, abbiamo anche il piacere della presenza di parecchie associazioni del volontariato, perché essendo il 5 di dicembre giornata del volontariato abbiamo voluto festeggiarlo con qualche giorno di anticipo proprio per tutti assieme goderci questo spettacolo di questi professionisti pattinatori. Calendario ricco di eventi, quindi ogni domenica o qui sulla piazza ci saranno altri eventi o altre associazioni a mercatini, oppure in alternativa abbiamo anche il piacere di poter inaugurare nel periodo natalizio alcune mostre che saranno dislocate all'interno del nostro museo della Battaglia del Segno, in questo caso una mostra del pittore alfonsinese Romeo Zanzi. Nella stessa giornata avremo un laboratorio di dialetto a Casa Monti con i parmiani che tornano ad Alfonsine e sono stati con noi durante uno spettacolo nel periodo estivo, e loro saranno in questi due eventi, sono nella giornata del sabato 16
di dicembre. Non si può mancare il 23 dicembre per la corsa di Babbi Natale, così come non si può mancare la sera del 24 dicembre per la Fiaccolata della Pace, e in quest'anno per festeggiare avremo anche una diretta radiofonica con una radio che ci aiuterà ad animare, ad allegrare ancora di più quello che è la vigilia del Natale. Natale che oggi si accende così figurativamente parlando, anche di nome di fatto, perché oggi ci sarà l'accensione ufficiale delle luci. Ci saranno anche quest'anno le luci, però proprio per guardare quello che è un risparmio energetico, come lo scorso anno abbiamo fatto la scelta di mettere comunque le luci natalizie proprio per rallegrare questo periodo, ma verranno spente in un orario nella tarda serata, proprio perché così guardiamo al risparmio. Cioccolata calda, un vibrolè, una fetta di torta, qualsiasi cosa per arricchire questo momento attorno alla pista. E buone feste a tutti! Buone feste a tutti e buon 2024 a tutti!